E torniamo a dire qualcosa sulla pedagogia del rimprovero di Padre Pio nella confessione. Molti hanno, in maniera infondata, accusato Padre Pio di essere un frate burbero che cacciava dal confessionale tante, così, i penitenti. E certamente ci sono stati questi episodi, ma chi dà queste definizioni di Padre Pio, burbero, uno che caccia i penitenti, che li allontana, non conosce né la vita di Padre Pio, né il metodo di Padre Pio, e tampoco, dobbiamo dire, può conoscere, per esempio, la profondità dell'amore che Padre Pio aveva per ogni penitente. Prima di entrare nelle testimonianze, perché io posso solo riportare testimonianze, poche veramente udite, ma molte lette, voglio dire che la gran parte, se non tutti quelli che Padre Pio aveva rimandato dal confessionale, sono poi tutti tornati in maniera pentita e quindi sono tornati ad essere veramente cristiani innamorati di Cristo. Cioè Padre Pio sapeva leggere nel cuore, ma sapeva anche vedere il cammino di purificazione di cui ogni persona necessitava. Non era affatto Padre Pio un uomo collerico, cioè che si arrabbiava, assolutamente. Sempre nel testo di Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, Lettera ai sacerdoti, Padre Carmelo Durante, un frate minore cappuccino di Sessano del Molise, che è stato guardiano nel convento di San Giovanni Rotondo per ben 6 anni, dal 1953 al 1959, quindi per 6 anni ha vissuto a fianco del suo confratello Padre Pio e ha vissuto come guardiano, ha scritto delle testimonianze su Padre Pio che sono state editate anche dalla nostra edizione Padre Pio da Pietrelcina. Sentite che cosa scrive. Dopo un rabbuffo, qui si riferisce a Padre Pio, Padre Carmelo da Sessano del Molise, bastava che il padre volgesse il capo per vederlo di nuovo sorridente, come se nulla fosse. Mi capitò una volta, continua Padre Carmelo da Sessano del Molise, di osservarlo e ne rimasi stupito, tanto che gli dissi: «Ma padre, un istante fa sembrava finito il mondo, ora invece tutto è cielo». E Padre Pio gli rispose: «Figlio mio, mi son turbato solo alla superficie, ma dentro nel cuore c'è sempre tanta calma e serenità». Noi ci vediamo domani. Padre Pio, ti va dritto al cuore. Ciao!